sensazione. Come? Domenica in casa Taddierno comincia così, con anticipazioni cinematografiche del 2019. Vedi Paola Bellina che guarda i trailers, hai visto Capitan Marvel e tutto il resto. Ma come si vede qui alle mie spalle, campeggia questo mobilettino che è finalmente finito. Il mobiletto, ve lo so, che si vedeva nell'altro video, no? Visto quando Paola si presentò in casa con quell'ammasso di assi è diventato questo mobilettino, questa credenzina che ha fatto tutto con le sue mani e capaci, capito Paola? Perché insomma, vedi, ha fatto fare gli sportellini, vedi che c'è il cosino che si abbassa, dentro c'è tutta la roba, poi c'è il cadavere dell'alieno. Qui, sentite, tira bellino. È quel tocco casa di Psycho che ci piace tanto, capito? In casa Taddierno. Che non può rubar cibo, che ce la scorgiamo. Capito? Perché ce la scorgiamo. E poi c'è anche quello di sotto, giustamente, che è... Sotto c'è l'acqua, le solite cose, no? Sì, comunque molto utile, capito? Molto, 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 perché insomma si risparmia spazio, si è levato un po' di roba di giro, perché sennò poi sembrava la casa dei gitani, no? Questa. Ma ecco, da cosa nasce questa per costruire oggetti di casa? A un certo punto della vita ho sentito l'esigenza, scusate perché non sono italiana, ho sentito l'esigenza, questa pulsione per costruire, e quindi sono diventata designer di arredamento di interni e mi sono messa a costruire, costruisco tutto. Come quella volta che ho costruito il Cristo di Rio in scala 1 a 1 con gli stuzzicadenti. Insomma, capito, la verità è che Paola appunto è un tecnico, che ora tutte le volte si dice, no, nei video, tecnico di OSA. Paola è una designer, è un tecnico del suono, tecnico di tutto in pratica, perché Paola, cioè, è sinonimo di tecnico, infatti fa tutto, fa mobili, appunto come ha detto giustamente anche lei, ha costruito anche il Cristo di Rio fatto con i cosini, come si chiamano? Stuzzicadenti. Gli stuzzicadenti, che io erroneamente l'altro anno in un video dissi che Paola aveva costruito il Cristo di Rio con i pancali, in realtà l'ha fatto con gli stuzzicadenti, però Paola ha fatto con i pancali l'Air Force One in scala 1 a 1, capito? Uno dice, ma quante cazzate dite di domenica mattina appena svegli, che poi sono le 9 e 10, quindi. E uno dice, ma perché i vostri video, no? Si vede sempre voi mangiate, ogni tanto si fa anche un video dove non si mangia, però a tal luogo, ecco che stanno per apparire le immagini della brace che abbiamo fatto ieri sera, perché abbiamo comprato un nuovo barbecue, capito? Che è quello lì che avevamo sul terrazzo, alla fine è andato immorto, perché del tipo, ha visto, è piovuto, beh, bellino, dei piccini proprio semplici, un po' di ruggine, insomma l'abbiamo buttato via, abbiamo comprato questo nuovo barbecue. Che è il signor barbecue, capito? Del signor Weber, capito? Perché Paola qualche giorno fa è venuta fuori con questa cosa qui e ha fatto: amore, ho comprato un nuovo barbecue, capito? Perché e ha comprato questo splendido oggetto di design che alberga in sala. Capito? Questo è il signor barbecue del signor Weber, che ora è dei signori Taddierno, capito? E ieri sera appunto abbiamo comprato la carne dal nostro spaccino di carne di fiducia, il centro carni testi di Livorno, che ha questa carne di buona bestia. Si è comprato le salsicce, ma ecco, bando alle ciance perché le parole non possono descrivere, ma vediamo il video insieme. Wow.